Io trovo che poi la cosa interessante è che il Trebbiano Spoletina è complementare con il Grechetto, nel senso che danno due vitigni autoctoni che danno due vini completamente diversi. Comunque, quindi il Grechetto dicevo che è una varietà più adatta per fare vini magari freschi, fruttati, in acciaio dell'annata, mentre il Trebbiano Spoletino è più adatto per fare un vino bianco più strutturato, più minerale, anche con maggiore longevità. Prima annata 2007, non da vigneti di proprietà. Noi abbiamo impiantato il Trebbiano Spoletino raccogliendo appunto un po' di legno dalle varie vecchie vigne, che abbiamo fatto un po' un campo insomma, con diverso materiale, che però entra in produzione quest'anno, e quindi finora noi abbiamo preso una vigna in pratica in gestione che seguiamo direttamente a Castel Ritaldi, che è una vigna che ha tra i 20 e i 30 anni di Trebbiano Spoletino. Il Trebbiano è magnifico perché ha lasciato spazio al terreno, maridandolo con l'olmo, cioè si seguiva sempre le coltivazioni del grano e queste piante che venivano sospese da questi olmi, bianchelle, perché prima il Trebbiano Spoletino era un po', non era mai considerato sempre così di minima importanza, no? E invece abbiamo visto che se uno ci lavora si riesce a fare anche un vino degno anche di altre qualità, di grande qualità. Penso sia uno dei pochi vitigni che ha in sé, all'interno del suo nome, proprio il nome della città da cui proviene. La prima vendemmia è stato il nostro 2005, abbiamo iniziato nel 2003 un progetto di ricerca con l'Università di Milano e abbiamo impiantato i primi vigneti. Poi abbiamo il Traibo, che è il nostro Trebbiano Spoletino di punta, perché è prodotto da uve provenienti da vitigni prefilosserici, quindi che hanno oltre 90 anni di età. Perché è una pianta resistentissima. È una pianta che ha l'internodo lungo, quindi chiede poca manodopera in fase di potatura verde. È una pianta che, a differenza del toscano, ha un grappolo in meno e quindi c'è una resa più bassa, ma che comunque in ogni caso è generosa e quindi ti può permettere di scegliere come ti pare. È una pianta che non gli pia l'ovidio, ma neanche se gli spari, non gli pia la pranospera neanche se gli spari. È una pianta resistente, quindi anche da un punto di vista agronomico è fantastica. Ma ad Armando a me mi piace perché è una parte di storia, no? È la dimostrazione di averci intuizione. Ad Armando è una grandissima soddisfazione. Trebbiano noi ce l'abbiamo avuto sempre un po' nel cuore, diciamo, perché lo faceva papà, lo facevamo da ragazzi, l'abbiamo sempre coltivato. Era una vecchia passione. L'abbiamo ripresa perché, visto che era un vino che riesce abbastanza bene, l'abbiamo voluto provare a rifarlo.